Il problema è che sono state avanzate molte bufale nel corso di questi ultimi anni. A quanto ci dice l'ASL, sulle cariche della procura, in molti casi questi abbattimenti sono avvenuti senza che la bufala fosse ammalata. Cioè per la prevenzione Per la contro la prevenzione contro la brucellosi. Il comitato degli allevatori chiede che si basi tutto su più sulla vaccinazione, ma anche su altri provvedimenti troppo lunghi da spiegare in una diretta TV. Quello che è importante capire è che oggi gli allevatori ripetono l'invito alla regione a riprendere il dialogo, interrotto qualche tempo fa, per cercare insieme di trovare la strada più giusta per salvaguardare un settore fondamentale dell'economia casertana, che è quello della mozzarella, della bufala di questo territorio. Questo è quello che chiedono. Lo chiede un'organizzazione matura, responsabile, intelligente. Non sono più quelle che si consideravano i bufalara, ma si tratta di imprenditori seri, che è un'altra delle grandi risorse comparse sulla scena negli ultimi anni in provincia di Caserta. Meritano di essere ascoltati. Meritano che venga accettata la loro richiesta di un nuovo tavolo di incontro e di discussione. Sì, perché il coordinamento è stato molto chiaro. Noi siamo favorevoli alla prevenzione, però con questa legge stanno chiudendo le aziende e soprattutto vengono abbattuti i capi bufalini che diciamo non è certo che abbiano la brucellosi, quindi sia la prevenzione ma in maniera diversa. Questo è un po' il succo, certo, giusto? Certo. Molto interessa. Il nuovo piano di eradicazione presentato dalla Regione Campania, secondo gli allevatori, non aiuterebbe, ma anzi al contrario potrebbe fallire facilmente. Ecco perché loro chiedono un nuovo incontro, non per buttare a mare tutto ciò che è stato detto alla regione, ma per discutere insieme, partendo dagli interessi ovviamente di questo settore, per poter capire qual è la strada migliore per evitare la distruzione di un settore economico.